Si ritorna a parlare di infiltrazioni d'acqua in alcune abitazioni di via Ferdinando Santi, una traversa di via Sardegna a Favara. L'affiorare di liquido dal suolo e la relativa risalita dello stesso nelle pareti degli edifici potrebbe seriamente minacciare la loro staticità. I residenti, dai nostri microfoni, avevano già denunciato il problema nel febbraio del 2010. In quell'occasione, a verificare l'agibilità di uno stabile, furono i vigili del fuoco. Ad oggi, secondo quanto riferitoci dagli abitanti, non sarebbe stato predisposto nessun intervento. È spugnato tutto gioco, trasi l'acqua, gioco. Già 2 anni fa eravamo venuti. Venire, un vicino niente, sempre la stessa cosa, siamo un mezzo pittinzica. Che mi ha detto? 2 anni fa chi è venuto? Che è venuto, se ne è pompata di urgente venire. E che vi hanno detto? Mi dicevo un lazzo quando volevano fare passare più. E che hanno fatto? Niente. E che mi ha detto? Che c'hai il caso suso, che sono guai o che domani. Perciò come vogliamo fare? Tutti siamo in pericolo, tutti siamo in pericolo, perché vedete che c'è. Cosa di questo? Hanno venuto carabinieri, hanno venuto vicino del fuoco, hanno venuto guardie, sindaci, ma noi c'è po' e noi non lo risolve. L'ufficio tecnico che dice? Ha guardato, ma che dice? Niente, con gli parla tu ora, casi in bacio. Parlo io. Quello che diceva la signora di Quanghio, lo stesso problema. Hai tutti i casi bagnati, scale e tutte cose. I mobili tutti in mezzo alla casa. Tutta l'umidità. Il problema sussiste ancora. Purtroppo noi stiamo vivendo momenti di terrore, perché abbiamo paura che le case cadano da un momento all'altro. Si prega di provvedere subito, al più presto, perché non vogliamo fare la fine degli altri che sono morti sotto le macerie. Intanto in mattinata in via Santi si è recato l'assessore comunale a Ramo, Gerlando Cassaro. A sua detta è stata già interessata della questione la società Girgenti Acque, che a giorni dovrebbe intervenire. Sul posto anche alcuni consiglieri comunali. Sì, sono presente perché ci hanno chiamato qua i nostri concittadini a vivere con loro questo disagio enorme che stanno vivendo, perché siamo in una situazione veramente di emergenza. Molti qua dei nostri concittadini ci hanno fatto visitare le proprie case e io sinceramente ho avvertito un estremo disagio, come ancora nel 2013 si possa vivere in queste condizioni senza che nessuno intervenga. Spero, ora mi faccio promotore di fare un'interrogazione qua assieme al consigliere Bernardo ed altri consiglieri, affinché si possa mettere in moto tutto un iter burocratico, affinché venga messo in moto tutti i meccanismi per adempiere a questi disagi. Anche lei? E io che cosa posso dire? C'è la voce del popolo, la voce dei cittadini. Come si può stare qua ad abitare in questa situazione? Ci risulta che nel 2010 è venuta la protezione civile e dice che è venuta pure Girgenti Acque, Carabinieri, e per causa del vento ancora non hanno fatto niente perché c'era vento, e dopo 3 anni ancora noi qua stiamo ad assistere una scenografia che è veramente bella. Girgenti Acque ce la dà abbondante l'acqua perché esce dalle case. L'infiltrazione che va, se ha fatto la nostra Sicilia TV, ha fatto tutte le inquadrazioni. Qua c'è veramente da preoccuparsi, a stare seriamente non si può stare. Io invito, e lunedì parto con la commissione, inviterò sicuramente all'ingegnere Venia e a questo luminare dell'assessore che abbiamo noi. È giusto? Perché qua le cose non si prendono, vero che si va a ridere, però a così come caccia di piangere, ma c'è di piangere veramente e c'è di tare lacrime grosse. I cittadini sono preoccupati. Chi di che stanno in queste case qua? Tanticchia Catarocca, tanticchia di Dammanna, dall'altra parte c'è un bozzetto che entra fognatura, entra acqua, qua non si capisce più completamente, c'è a cielo aperto. Quindi io invito l'amministrazione subito ad operarsi, a chiamare il genio civile, a protezione civile, a chiamare tutti i geni che ci sono nel luminare per poter portare avanti questo problema che è serio, serio, serio. Grazie.